Palazzo Caracciola Carbonara è stato il palcoscenico per l'esordio delle creazioni Texture Design, risultato di un lungo e attento lavoro di ricerca e creatività realizzato da Viviana Falace, presidente dell'associazione V-Group, International Social Art Association, e fondatore di V-Magazine, un progetto editoriale studiato e diffuso sul social network Facebook, che ha trovato poi la sua duplicazione in V-Magazine Kids. Le texture design declinate nei foulard in seta limited edition autografati dal testimone del progetto Alviro Martini, nei divani Epoch by Egon von Fürstenberg, nelle mantelle di Sovrano Tricot e in cuscini dalle fantasie tribal create con uno studio cromatico che ha reso i disegni una vera e propria opera d'arte, sono diventate protagoniste dell'evento Napoli Fashion Kids, accolto con entusiasmo dall'assessore Alessandra Clemente, che ha concesso il patrocinio dell'assessorato ai giovani, politiche giovanili, creatività e innovazione del Comune di Napoli. Ma ascoltiamo Viviana Falace. Da sicuramente protagonisti dell'evento sono stati i bambini, che hanno realizzato in una performance creativa qualcosa di unico e originale. I cuscini che abbiamo realizzato sono stati disegnati da me e dai bambini e sono rappresentativi di tutto quello che è il progetto della Factory Design, perché attraverso il tratto distintivo del bambino ho potuto elaborare graficamente, mediante la mia visione artistica, quelli che sono questi straordinari tessuti. A presentare l'evento la blogger e designer di moda bambini Simona Mazzei. Le musiche sono state affidate al DJ set di Juice WRLD, che ha chiuso la selezione con i Pink Floyd e la loro Another Brick in the Wall, scelto da Viviana Falace come inno di rottura dell'omologazione, saggio di individualismo e libertà, invito a lasciare che i bambini creino con fogli, matite e colori e dedichino sempre meno tempo alla tecnologia. Proprio ai più piccoli rivolge il suo pensiero Alviro Martini. L'infanzia è il futuro del mondo, quindi i bambini vanno coltivati e dai bambini dobbiamo imparare molte cose, perché la loro innocenza ci dice quale sarà il nostro futuro.